Buongiorno a tutte e benvenute in questo nuovo Vlogmas! E oggi sono anche multiaccessoriata. Ragazze! Vlogmas numero 6, credo. E cominciamo alle 12 e mezza. Abbiamo appena pranzato e finalmente posso liberamente, perché prima non me lo potevo spoilerare, posso liberamente camminare in questa stanza mostrandovi tranquillamente l'albero, perché l'avete visto ieri, eccolo qua, il mio alberello di cui sono molto molto fiera. Mi piace tantissimo, ragazze, lo adoro, mi piace tanto perché lo volevo proprio così, lo volevo slim, lo volevo piccolo, lo volevo slim, lo volevo piccolo, volevo metterlo qua. Ho messo delle palle anche qui sulla corona dell'avvento, quindi l'ho modificato un po'. Ho messo un presepino sotto l'albero, così, molto simbolico, quindi la natività con qualche pastorello e re magi, basta. Per quest'anno va così, in sottofondo sentite il Grinch che rompe, ormai avete capito come va qui, cioè io sono l'elfetta e lui è il Grinch, in tutto e per tutto, non soltanto nel periodo di Natale. Ieri stavo morendo nell'editing del video in cui abbiamo montato insieme l'albero. Stavo morendo dal ridere perché si vedevano le scene che sembravano idilliache di due perfette persone innamorate e immerse nel mood di Natale che montavano l'albero. Nel frattempo invece lui mi stava martellando i maroni tutto il tempo ed è più pepe, e lo potevi prendere più piccolo e le luci non vanno bene, quante luci vuoi mettere, queste parole, mamma mia. Però almeno ha fatto il suo dovere, me l'ha sistemato ed è bello, io lo amo. Sono contentissima, quest'anno mi piace tanto. Quegli alberoni mastodontici non mi piacevano più. E quindi va più che bene così. Stamattina mi sono dimenticata di spostare Babbo Natale, che procede allegramente verso la vigilia. Ha cominciato a piovere. Sarebbe anche ora. Ci ho fatto delle giornate caldissime, però è necessario anche un po' di pioggia. È venuto un po' di freddo pomeriggio, quindi mi sono messa questo maglione e stavo guardando un po' di serie TV. Ho cominciato a vedere You su Netflix, ma devo dire che mi sta molto deludendo. Avevo visto delle recensioni positive che mi hanno molto incuriosito, però una delusione totale, almeno fin dove sono arrivata io. Vi raccomando, non spoilerate niente nei commenti, così come non spoilerò io, però la sto trovando a tratti banale, scontata, inverosimile. Ve l'ho detto già su Instagram, ne abbiamo parlato su Instagram. Anzi, a proposito, se non mi seguite su Instagram, qui c'è il banner che vi rimanda ad Instagram, venite a seguirmi pure lì. Però boh, non lo so, non mi sta piacendo, non mi sta prendendo. Poi ho riso tantissimo perché una tra voi mi ha scritto: sì, nella seconda e nella terza serie poi cade del tutto, scende del tutto, diventa ancora più brutta. E io mi sono detta: ma come? Hanno avuto anche il coraggio di fare una seconda e una terza serie? Perché io stavo cercando di arrivare alla fine di questa per levarmela dalle balls, ma perché l'ho cominciato ormai, quindi la vorrei finire. Però se ci sono già altre due serie dopo, what the balls. E niente, mi sono appena riordinata il salone. Quest'albero è veramente bellissimo. Quest'anno sono troppo contenta di averlo fatto così. Veramente bello, bello, bello. Ve l'ho detto già tante volte, forse in questo video. Vabbè, comunque, io mi presento in video così, come una scappata di casa. Ma ho fatto una lavatrice ieri. Ho fatto un carico di lavatrici. Ho fatto un carico in lavatrice con tutti i cardigan, i maglioni di lana. Siccome ho due lavatrici, le ho messe tutte e due, le ho lavate tutte, quindi stanno asciugando. È l'unica che avevo a disposizione è questa, per cui vabbè, accettatemi così perché se no mi muoio di freddo. A proposito, se avete delle serie TV carine da consigliarmi, scrivetemelo nei commenti. A me piacciono molto le serie di crimini o comunque mi piacciono i gialli, mi piacciono le serie basate sul mondo della moda. Insomma, sono una seriofila convinta, le ho viste veramente quasi tutte.
le vedo, le fiuto, le sbircio, le guardo, alcune le riguardo, le ho viste veramente quasi tutte le serie TV, mi piacciono un sacco, così come mi piacciono i film, quindi comunque sono sempre aperta a prendere consigli, a scambiarci idee. Pareri. Faccio così ultimamente nei video, ragazze, perché c'è casa che è piena di moschine, non moschine, moschette, moscucce, moscarelle, insomma, di mosche piccoline, moscerini. Di moscerini che non so da dove vengano, tra l'altro, boh, perché mi scervello per capire come mai, ma mi scervello per capire come mai ci siano queste mosche, ma non so, non riesco a capirlo. Ok, ragazze, adesso. Preparo la cena, tra poco preparo la cena. Stasera voglio fare risotto con la seppia. Ci prepariamo. Stiamo facendo un po' di pietanze tra me e mia sorella. Mi manda un sacco di link. Mi manda un sacco di ricette. Potremmo fare questa se la vigilia stiamo insieme. Possiamo fare quest'altro, possiamo fare quello, possiamo fare quell'altro. Stasera. E tra tutte le ricette che mi ha mandato, ho sbirciato quella del risotto con la seppia. Non che avessi bisogno della ricetta perché è facilissimo da fare, ma mi è venuta voglia, quindi ho scongelato le seppioline e stasera risotto con la seppia. 2000 years later. Buongiorno, buongiorno principesse, buongiorno, come state? Dopo la sfuriata di ieri, stanotte ha fatto un temporale mostruoso e stamattina c'è di nuovo un tempo stupendo. Guardate che sole che ci fa felici tutti e ci riscalda il cuore. Quando piove voglio che ci sia il sole, quando c'è il sole voglio che piova, insomma. Allora, sono le 9 meno un quarto, io ho già fatto tutto in casa, mi sono pulita tutta casa, quindi il bagno, stanza da letto, ho sistemato qua, ho lavato, ho passato la mia lavasciuga e adesso sto aspettando che si asciughi a terra, appunto, perché poi vado giù in lavanderia a fare dei carichi di lavatrice. Sto approfittando di queste belle giornate perché comunque mi piace sempre avere i panni puliti, come a tutti, ovviamente. Mi piace avere sempre i panni puliti, profumati, quindi io li tolgo e li metto subito nei panni sporchi. Non lo so se voi fate la stessa cosa, ma io comunque appena li tolgo dopo averli indossati, li metto direttamente nei panni sporchi e quindi si accumulano. In più ci sono i vestiti di Francesco, quelli da lavoro, i miei per quando vado a fare le mie camminate, insomma, quando faccio sport. Quindi ho tutto diviso e devo fare vari carichi di lavatrici. Ultimamente, tra l'altro, sto utilizzando il detersivo in polvere e mi ci sto trovando molto meglio, devo dire. Ne ho trovato uno veramente buono che costa poco e ve ne voglio parlare, ma non ancora perché sto cercando di capire una cosa e poi ve la dirò. Comunque, al di là di questo e al di là dei detersivi, questo Vlogmas è più lungo rispetto agli altri perché ieri non ci siamo visti, quindi ho assemblato in un video, ho fatto 2 giornate in un solo video, perché poi ieri sera è venuta mia nipote, mi ha chiamato all'improvviso, non era previsto, è venuta e quindi alla fine ho passato del tempo con lei, ci siamo fatte 2 chiacchiere, abbiamo disegnato, abbiamo colorato, poi ho fatto il risotto con la seppia anche per lei e quindi diciamo la serata è passata così. Ho preferito quindi non vloggare, insomma, dedicarmi ovviamente a lei. Oggi mi dovrebbero arrivare delle cose da Amazon, nulla di che, però è un suggerimento, una dritta che mi ha dato una tra voi e io ho subito approfittato, vi farò vedere poi vi farò vedere poi cosa mi arriva. In questo periodo vi mostro tutto quello che acquisto, vi sto mostrando sempre tutto quello che acquisto perché comunque essendo proprio sotto Natale, magari ne potete approfittare, non lo so se magari vi piacciono queste cose o comunque anche per fare dei pensierini, metterle nei calendari dell'avvento, anche se comunque già siamo in pieno avvento, avviato, però non si sa mai. Quindi io vi consiglio tutto, anche perché poi voi mi chiedete e quindi io insomma cerco di essere più precisa possibile. In questi giorni. Stamattina mi sono svegliata presto, come sempre, e ho fatto un danno, un dannuccio. Ho preso una cosa su un sito di gioielli da cui acquisto sempre, che costano pochissimo e che sono veramente carini.
Belli, belli, belli. E non vedo l'ora che arrivi, ma questa penso che mi arriverà tra 2 giorni più o meno. Le spedizioni sono veloci, però sicuramente non mi arriverà oggi. E quindi niente, ragazze, adesso vado a caricare le mie lavatrici e poi che cosa faccio? Mi faccio una bella aranciata, una bella spremuta d'arancia perché ieri moscerini. Perché finalmente mi è arrivato un carico di arance dall'orto e quindi mi voglio fare una bella spremuta. Ok, vado e ci vediamo dopo. Christmas memories. Allora, oggi a pranzo sono sola e mi sto facendo un po' di minestrone. Avevo proprio voglia di mangiare un po' di minestrone con questo cortisone maledetto che oggi di testa mia ridurrò perché non ce la faccio più, non lo reggo. La notte non dormo, mi innervosisce troppo. Nel frattempo è uscita tutta l'acqua dalla pentola. Complimenti. No. Quindi oggi voglio ridurre un po' il cortisone e contemporaneamente alleggerire la dieta, perché ultimamente sto anche. Ecco, ci sono due cose che fa il cortisone: fa venire fame, tantissimo, il che non è male perché ultimamente non mangiamo nulla, ma non così, anche meno. Quindi sto facendo un po' di minestrone, poi eliminerò una dose di cortisone. Vediamo un po' come va. Tanto stamattina mi sono svegliata lo stesso col labbro deforme, quindi avete visto, si vede, è inutile che una cerca di nascondere. Quindi mi sto facendo il minestrone, quante volte ho detto minestrone non si sa. Comunque, e poi stasera ho proprio voglia di ordinarmi una bella pizzetta, anzi adesso già me la ordino, perché poi con Francesco stasera dobbiamo uscire a metà serata e quando torniamo sicuramente, ecco, prenderemo una pizza, mangeremo una pizza. Sì, ho appena detto che devo mangiare più pulito e mi sto già, e sto già pensando di ordinare una pizza per stasera. Vabbè, ordinerò una pizza leggera. Se avessi una macchina la prenderei e andrei un po' da mia sorella, ma non ce l'ho e quindi mi metto a guardare qualcosa su YouTube, in televisione e penso a quale pizza ordinare stasera. Irrecuperabile. Minestrone pronto. Ragazze, un po' di programma, non pensavo di dover fare queste riprese perché è arrivato un pacchetto a sorpresa. È tornato il Grinch da lavoro e mi ha portato questo. Io non vedo l'ora di aprirlo. In realtà penso dovrebbe essere il regalo di Natale, ma a Natale manca poco e comunque quando il Grinch ti fa un regalo così a bruciapelo no, non puoi aspettare, poi magari a Natale vediamo se c'è qualcos'altro di simbolico sotto l'albero oppure no, ma comunque sono già contenta così. Io invece sono ancora in alto mare per il suo perché non mi dice cosa vuole e adesso lo apro. Oh, che bello, sono contentissima. Comunque la scatolina era carinissima, anche la confezione, rosa e nero sono stupendi insieme come colori. Hanno cambiato le scatoline, molto molto più carine queste rispetto a quelle di prima. Vediamo cos'è. Oddio mio, quanto è bello! Ragazze, io e il Grinch ci fidanziamo, io e il Grinch ci fidanziamo. Adesso vediamo se va bene la misura. Ma quanto è bello, è stupendo! È bellissimo! Bello, bello, bello! Fine, elegante, discreto, stupendo, davvero bello! E questo è il mio anello nuovo, il regalo del Grinch, non lo toglierò più. Amore, grazie! E tu che vuoi? Davvero stupendo! Lo volevo tanto questo anello, lui lo sapeva. Quindi, bello, bello, bello. Ok, ci vediamo più tardi con le altre cose che vi devo mostrare, ma questo non potevo scartarlo da sola. Lo volevo scartare con voi per farvi vedere che il Grinch ha un cuore d'oro. E io delle labbra, oggi delle labbra molto carnose. Ah, un po' si sono sgonfiate. Quello che non si sgonfia poi.
fermi qua, ragazze, chiudiamo questo video e vi faccio vedere l'ultimo acquisto che ho fatto pochi giorni fa con il Black Friday, in occasione del Black Friday, insomma. Zalando ha messo delle offerte veramente bellissime. Io in una notte insonne, quasi all'alba, giravo su Zalando e ho beccato proprio il periodo del Black Friday e ho preso un po' di cosette. Adesso ve le mostrerò a mano che mi arriveranno, perché alcune mi sono arrivate subito, altre invece venivano consegnate da lunga distanza e quindi ho dovuto aspettare un po' di più. Ho preso finalmente, ragazze, devo dire finalmente, perché li stavo corteggiando da tempo, ero molto indecisa, li avevo visti su Zara, li avevo visti su H&M, volevo prendere le Dr. Martens, volevo prendere quelle di Michael Kors, insomma ero molto molto indecisa. Sono passata dai piani alti ai piani medi ai piani bassi, insomma non sapevo cosa scegliere. Poi ho visto queste e me ne sono innamorata. Ho visto queste e me ne sono innamorata, mi è piaciuto il modellino e soprattutto le ho pagate pochissimo, poco più di 20 euro, ragazze. Questo brand qui, molto famoso direi su Zalando, che io non avevo mai provato, però quindi ho colto anche l'occasione per provarlo, e ho preso finalmente i trucchetti, gli stivaletti che volevo prendere da tanto tempo, li volevo proprio così, sono troppo troppo carini. Hanno questo particolare di avere una perlina molto però discreta e carina e due borchiette dietro. Poi sono semplicissime, con la punta arrotondata, un tacco molto basso in gomma, la suola a carro armato, la cerniera e l'elastica. Poi qui c'è questa fibbia. A me piacciono veramente tantissimo, sono proprio i tronchetti, il tipo di tronchetto che io utilizzo sempre, l'ho sempre utilizzato. Ho letto anche le recensioni e le ho trovate tutte positive. C'era molto entusiasmo per questa scarpa, quindi mi sono detta la prendo. Magari se fate un giro potreste anche trovarle ancora se vi piacciono. Io devo dire che mi piacciono veramente tantissimo, non le ho ancora utilizzate in realtà, le ho solo provate con alcuni outfit e devo dire che mi piacciono tanto 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 tanto. Le inaugurerò credo nei prossimi giorni, perché voglio portare fuori, voglio ricambiare il regalo che mi ha fatto Francesco, quindi voglio portarlo fuori a mangiare il sushi. Ormai siamo sicuri su quello che dobbiamo fare l'uno per l'altra per essere felici. Quindi queste sono le scarpe pagate veramente pochissime. Avrei voluto mostrarvi anche un'altra cosa che mi doveva arrivare oggi, però in realtà Amazon mi ha posticipato l'arrivo di 1 o 2 giorni, quindi non ce l'ho qui a disposizione, non ce l'ho qui a disposizione, quindi chiudo questo vlogmas qui. Avete visto un vlogmas un po' variegato, siamo passati di palo in frasca, però è così, sono giorni un po' frenetici, anzi pensavo di non riuscire, vi dico la verità, pensavo di non riuscire a farcela, però ce la sto mettendo tutta, lo sto facendo per stare assieme a voi, per passare questi giorni in maniera un pochino più spensierata, per spostare i miei pensieri su cose belle, perché serve a me, serve a tutti. Quindi sono contenta veramente di esserci riuscita. Io vi rimando quindi a domani con un altro vlogmas. Vi mando un grande bacio e vi aspetto qua. Dove si ama? Ciao! Da casa Grinch è tutto. Bye!